Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata del TG regionale e meteo regionale del Friuli Venezia Giulia. Diamo subito le notizie, prima di tutto, della regione. Materassi frigoriferi, una discarica tra i binari a due passi dal centro. A Udine, in via Calatafini, rifiuti di ogni genere e giacigli di fortuna. I residenti sono disperati. I profughi fanno il bagno nella roggia. Rotame di auto, valigie abbandonate e vate rotto tra la vegetazione incolta. A Udine, dopo 8 anni, parte il cantiere ex Upin. Deborah Seracchiani dice: ho una nuova storia d'amore, potrei lasciare la politica. Dopo il caldo in arrivo i temporali, in Friuli Venezia Giulia scatta l'allarme meteo. L'attentato a Manchester, l'orrore raccontato dai friulani. Siamo tutti sconvolti. Infatti a Manchester sono tutti particolari sull'attentato che ha provocato ben 22 morti. In nord-est economia, l'edilizia si ferma per chiedere sicurezza, contratto e pensioni. Odore pungente al liceo Marinelli, a Udine. Gli studenti hanno causato problemi alle vie respiratorie mentre si trovavano in uno dei laboratori. Soccorsi dal CE18, esclusa la fuga di gas. A Pulfero, morto da 2 giorni, lo trovano i vicini di casa. Allarmati per la luce della cucina accesa da ore, hanno visto riverso a terra in cucina. L'uomo deceduto ha oltre 40 ore. A Udine, a pagamento il parcheggio di via Chiusaforte. Da giovedì 25 maggio la tariffa sarà di 40 centesimi all'ora, forfè giornaliero di 2 euro. Ai dipendenti ospedalieri riservati 250 stalli dei ben 328 blu. Ne restano 70 gratuiti. A Udine dichiara il falso sui carichi pendenti. Dottoressa licenziata. Una dichiarazione non vera o comunque errata nella sostanza è costata il posto a una dirigente medico di chirurgia plastica dell'azienda sanitaria universitaria integrata. A Udine rubano il furgone della cooperativa da Matra. Il furto è avvenuto nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 oggi. Il mezzo è stato utilizzato dal sodalizio per il trasporto dei materiali necessari all'allestimento dei laboratori creativi e teatrali per l'infanzia. Ubriaco al volante, tampona un'auto e si dà alla fuga. Preso dai carabinieri. L'incidente è successo a Rivignano. Un 32enne del posto è stato denunciato per omissione di soccorso e per guida di stato di ebbrezza. Gli è stata ritirata la patente, ferito il conducente dell'altra vettura, finita in un fosso. Ritrovata in Russia la piastrina di un alpino disperso. Domenica 28 maggio la comunità di Taipana si riunirà per solennizzare l'ideale ritorno a casa di Edizio Zuzino, in cui piastrino di conoscimento è stato recuperato a Michirurisk. Soccorso alpino, chi rischia paga il conto. In Friuli Venezia Giulia contenzione delle spese fino a 50% per gli interventi non emergenziali oppure legati agli sport estremi. Altra notizia: a Tavagnacco spari a ora di cena, ma era una scacciacani. A paura a Colugna, l'intervento dei carabinieri e polizia locale che indagano l'accaduto. Tir si rovescia nel fosso e lo riempie di gesso.
L'incidente fra Castion di Strada e Muzzana ha bloccato il traffico. Incolume il conducente. Udine, i ladri prendono di mira le auto di lusso. Rubato anche un volante. È successo che è stata rubata una vettura sventrata in zona Viale Volontari. Analoghi i furti degli anni passati. Scontrato da un malore in fabbrica sotto gli occhi degli colleghi, a Paluzza è morto così René Pustetto, 55 anni, di Ravascleto, è stato presidente della locale dell'associazione Calcio. Altra notizia del tempo, oggi veramente caldo, diciamo un po' insopportabile, ma si prevedono forse delle piogge nelle temporali su pianura, cioè se sulla costa, scusate, sui monti e forse in pianura, ma possibile anche sulla costa, ecco, è tutto un insieme. Il tempo per domani, giovedì 25 maggio. Nella notte sulla costa, possibile qualche residuo rovescio temporale sulla bora con bora moderata. In giornata cielo e evenienza poco nuvoloso, ma sui monti saranno probabili annuvolamenti pomeridiani e sulla fase prealpina, anche qualche isolato rovescio. Venti a regime di brezza. Le temperature spereranno minime da 12-14 gradi, le massime 23 a 25 gradi. In costa minime da 16-18 gradi, le massime da 20 a 23 gradi, in 1000 metri 12 gradi, in 2000 metri 5 gradi la media. Il tempo per dopo domani, venerdì 26 maggio. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con più sole sulla costa e variabilità pomeridiana sui monti. Venti a regime di brezza nella costa. Le temperature in pianura spereranno minime da 12-14 gradi, le massime da 24 a 26 gradi. In costa minime da 16-18 gradi, le massime da 21 a 23 gradi. In 1000 metri 14 gradi, in 2000 metri 7 gradi la media. Il tempo per sabato, sabato 27 maggio. Cielo in genere poco nuvoloso, ma saranno probabili più nubi sulla fase prealpina. Venti a regime di brezza. Le temperature spereranno minime da 15-17 gradi, le massime da 23 a 25 gradi in pianura. In costa minime da 18 a 20 gradi, le massime da 21 a 23 gradi, in 1000 metri 15 gradi, in 2000 metri 7 gradi la media. E infine, scusate, la tendenza per domenica 28 maggio, su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso, sui punti da nuvoloso a temporaneamente variabile, sempre 20 regimi di brezza sulla costa. Le temperature rimarranno un po' variate in pianura, minime da 15-17 gradi, le massime 24 a 27 gradi. In costa minime 18 a 20 gradi, le massime 22 a 24 gradi. In 1000 metri 16 gradi, in 2000 metri 9 gradi la media. Bene, questo è tutto. Vi auguro una buona giornata, un buon proseguo della settimana. E buon ascolto su Audio Refugi Nord-Est, RDD1 e Stap Radio. Questo è tutto, a risentirci a domani sempre col TG regionale e meteo regionale Friuli Venezia Giulia. A domani!